Sarà l'imponente campanile che svetta per 70 metri nel cielo a guidare la tua ricerca della città millenaria. Tra le rovine, a ogni passo, scoprirai il suo passato, conoscerai le molte vite di questa antica colonia romana e ne intuirai la grandezza. Percorri la lunga passeggiata archeologica immersa nel verde. Ti sorprenderà scoprire che un tempo qui, sotto i tuoi piedi, scorreva un bacino fluviale largo quasi 50 metri. Osserva i resti ancora ben conservati delle banchine, dei piani inclinati, degli anelli d'ormeggio e avrai davanti ai tuoi occhi uno dei principali porti antichi dell'Adriatico, un ricchissimo crocevia commerciale tra il Mediterraneo e il nord-est europeo. Ammira la sontuosità del foro e capirai perché, nel suo periodo di massimo splendore, questa città di frontiera divenne una delle capitali dell'impero romano. Attila la distrusse, ma la sua storia non si spezzò e proseguì attorno a una delle comunità paleocristiane più antiche e influenti d'Europa. Entra nella maestosa basilica ed emozionati di fronte al più esteso pavimento a mosaico di tutto l'Occidente latino. Segui la raffigurazione della storia di Giona, il susseguirsi di figure simboliche, di scene allegoriche, meravigliose manifestazioni dell'arte cristiana ai suoi esordi. Lasciati incantare dai molti tesori che questo luogo restituisce. Residenza di imperatori, sede di vescovi, città di patriarchi, custode di valori culturali e architettonici di un'epoca che ha plasmato il mondo mediterraneo ed europeo. Aquileia. Siti italiani del patrimonio mondiale UNESCO. Patrimonio dell'Italia. Eredità per il mondo.